Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa. Sono andata al supermercato di Più, che è un discount simile all'INSS. Credo di aver fatto un video su questo supermercato anche l'anno scorso. Se lo ritrovo ve lo lascio nelle schede, comunque ci sono tutti i video svuota la spesa nella playlist, quindi li trovate tutti lì se vi interessano. Quindi sono andata a fare la spesa in questo supermercato e adesso voglio farvi vedere che cosa ho comprato. E io partirei come al solito dalle cose che poi devo andare a mettere subito nel congelatore. Quindi vi faccio vedere per prima cosa il pesce e il gelato. Ho preso due confezioni di pesce spada, adesso sono già nel sacchetto, quello per alimenti, il sacchetto per il congelatore, per un semplice motivo, perché sono ghiacciati, essendo appunto surgelati, quindi io non riuscivo assolutamente a tenerli in mano, quindi li ho messi nel sacchetto. Comunque il pesce spada, questo qua di questa dimensione, sono più o meno come peso 230 grammi, quindi insomma è una porzione. Io ho preso questo pesce spada che è buonissimo, non è la prima volta. Poi ho preso due confezioni di gelato perché c'era un'offerta, quindi costavano veramente pochissimo e ho preso due gusti. Ho preso il Carte d'Or affogato torta al limone con meringhe, questo qua che è squisito, veramente squisito, e poi ho preso affogato alla fragola con meringhe. E noi, quando abbiamo due gelati di due gusti diversi, di solito facciamo proprio il gelato misto, quindi dopo cena o dopo pranzo, magari prendiamo un po' di questo, un po' dell'altro e facciamo appunto la coppa di gelato misto. Poi ho preso la cipolla a cubetti, eccola qua, io la utilizzo sempre questa, per un semplice fatto, perché io quando sbuccio la cipolla, quella diciamo fresca, non riesco perché comunque comincio a lacrimare, mi bruciano gli occhi. Lo so che è normale, succede a tutti quando si sbuccia la cipolla, però è una cosa che io proprio soffro quando lo faccio, quindi ripiego su queste che sono già sbucciate, già tagliate, già a cubetti, faccio anche prima e non mi lacrimano gli occhi, quindi la utilizzo spesso. Ho scoperto poi recentemente uno yogurt che mi piace tantissimo e che è un po' particolare a partire dalla confezione, perché ha questa confezione tonda fatta così nel barattolino di vetro, quindi poi sto anche conservando i barattolini di vetro perché ho in mente poi di fare magari dei lavori creativi. Comunque, questo è Granarolo come marca ed è gusto di una volta, c'è proprio l'etichetta ed è buonissimo. Ho preso tre gusti diversi. Nocciola, questo qui è alla nocciola. Avevo preso quello al caffè la volta prima, però questa volta non l'ho trovato. Poi ho preso il gusto alla fragola. È proprio particolare perché vedete che in fondo c'è la fragola, perché poi voi praticamente quando lo aprite dovete andare a mischiare la fragola con la parte dello yogurt bianca. Però è veramente gustosissimo, uno yogurt spettacolare. E poi ho preso anche il pistacchio, eccolo qua, vedete c'è la parte sotto, poi voi andate appunto a mescolarla e viene una cosa squisita perché è veramente ottimo. Poi ho preso un litro di latte classico, scremato, poi ho preso un prodotto nuovo che non avevo mai provato, è lo stinco alpino arrosto, eccolo qua. Questo è già cotto, diciamo così, perché è sufficiente metterlo in forno a 180 gradi per 20 minuti ed è pronto. Lo farò questa sera con le patate al forno. Adesso io non lo apro perché ovviamente essendo nella confezione e non avendo appunto la possibilità di cucinarlo immediatamente, lo vorrei lasciare chiuso. Però, siccome lo farò stasera, in fase di editing del video, se mi ricordo, perché bisogna vedere se mi ricordo, vi metto la foto di come è venuto cotto con le patate. È una cosa che voglio proprio provare questa, mi incuriosisce tantissimo perché lo stinco è una cosa che comunque mi è sempre piaciuta. Però, insomma, queste confezioni così di cose già pronte, ogni tanto mi piace provarle, anche se io non sono una persona che utilizza cose precotte, perché io cucino solitamente. Ma ogni tanto comunque mi fa anche piacere trovarmi le cose già un pochino pronte, senza fare troppa fatica. Ma andiamo avanti con la spesa. Poi ho preso una cosa veramente classica, ossia le uova, semplicemente una confezione da 4 di uova, eccole qua, c'è il riflesso, quindi non vedete, ma sono comunque delle uova classiche, non hanno niente di particolare.
Poi ho preso due confezioni di taralli, perché se mi conoscete sapete che io adoro i taralli. Questi qui al gusto classico, eccoli qua. Questa marca è Paniere della Bontà, credo sia questa la marca, I Buoni Sapori di Puglia. Eccoli qua. E poi ho preso quelli al gusto pizza, che sono anche questi veramente squisiti. Eccoli qua. Questi hanno proprio il gusto della pizza, sono qualcosa di spettacolare. Poi ho preso la marmellata ai frutti di bosco e questa l'ho presa perché devo realizzare una crostata particolare con i frutti di bosco. Poi vi faccio vedere due cose che io ho scoperto da un po' di anni e che ogni tanto prendo, ma che non vedo mostrare molto spesso su YouTube. Quindi diciamo che vorrei farvi conoscere questo prodotto. Dunque, ho preso il petto di tacchino e il petto di pollo, così in questa confezione che sembra la confezione del tonno, perché vedete, sono fatti proprio così. Questi, oltre a essere buonissimi, sono molto comodi se voi magari in estate o comunque quando dovete fare un pasto veloce o anche in ufficio, volete magari mangiare qualcosa a base di tacchino o di pollo e non avete il tempo di stare a cucinare. Questi sono veramente un'ottima alternativa perché potete usarli per condire la pasta, quindi magari fare la pasta col tacchino, la pasta col pollo, oppure da mischiare insieme all'insalata. Sono veramente comodissimi per i pasti veloci. Ovviamente non vi aspettate alta cucina da grandi chef, è semplicemente una scatoletta di petto di tacchino e di petto di pollo, come può essere una scatoletta di tonno, insomma. Però direi che sono buoni e sono veramente comodi, soprattutto se dovete portarvi dietro delle cose da mangiare. Io questi veramente li trovo comodissimi, li utilizzo soprattutto in estate, quando magari voglio fare della pasta fredda o magari con un po' di insalata. Insomma, è una cosa che io mangio sempre molto molto volentieri. Poi ho preso una confezione di cracker non salati in superficie. Sono salati, ma non salati in superficie, quindi non hanno i granelli di sale sopra. Li volevo integrali, ma non c'erano. Vabbè, ho preso questi. Poi ho preso un filetto di salmone al naturale. Anche qua è stata un'eccezione, perché io di solito il salmone lo mangio fresco, quindi se vedete i miei svuota la spesa della Lidl, lo sapete, lo prendo sempre fresco da cuocere. Però questo, per la stessa ragione di prima, è comodo da portarsi anche dietro. Quindi per i pasti rapidi, veloci, in cui non avete tempo, è comunque abbastanza buono e quindi ho preso anche il salmone così. Poi potete utilizzarlo anche per fare magari un sugo bianco al salmone per condire la pasta. Quindi sono quelle cose comode e utili. Poi ho preso le mele, classiche mele rosse. Poi ho preso della verdura e della frutta. Vi faccio vedere il primo pacco e vediamo cosa c'è dentro perché non me lo ricordo perché sono tre pacchi uguali. Qui ci sono le fave, quindi ho preso le fave, queste qua. Io so che in regioni diverse dalla Liguria, comunque in città diverse da Genova, non va tanto di moda mangiare le fave crude senza cuocerle, perché io so che le fave in tantissimi posti d'Italia si mangiano cotte. Invece noi genovesi le mangiamo crude, quindi semplicemente apriamo, la sbucciamo, insomma, e mangiamo le fave con il salame solitamente. Ed è una cosa buonissima, mi piace tantissimo. Io le fave le mangio anche così senza salame e quando comincia ad arrivare la primavera me le compro. Poi ho preso una confezione di mandorle che mi era sfuggita ed era rimasta lì. Poi vediamo cosa c'è qua, perché vedete che sono uguali, sono tre sacchetti di carta identici. Poi ho preso gli zucchini verdi, questi qua classici. Poi ho preso le pere verdi, queste qua piccoline, eccole qua, che sono buonissime, leggere, una cosa veloce da mangiare. Bene ragazzi, questa è la mia spesa del supermercato di più. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.